Gold! Ciao, bentornati! Oggi sono tranquilla da sola. Ah, e mi apro un po' di LOL, giustamente perché devo finire questa scatola prima del Romix e soprattutto perché mi avete chiesto altre serie 1. Quindi sono contenta che vi piaccia questa serie antica delle LOL, da cui è uscita Lollina, da cui è cominciata tutta la nostra passione per le LOL. E quindi ci abbiamo un paio di palline insieme. La scatola la facciamo sparire e andiamo a vederci che cosa ci troviamo. Visto che vi stanno piacendo parecchio le Winter Disco, in effetti sono molto belle, e come vi ho detto, queste bambole non le terremo tutte quante per noi, non è possibile tenere tutto, no, è impossibile. Quindi molte di queste sono destinate al Romix. Intanto non vi faccio perdere il momento cernierosino. No, mi si è rotta. Ma dovevo fare bella figura. Una volta che faccio un video di faccia, mi si rompe. Allora, intanto io mi becco già l'indizio e ve lo faccio vedere. Non può essere lei. Mi fa impressione questo indizio, ragazzi. Lo vedete? Corona e ape, e dall'altra parte c'è scritto veramente quella parola, cioè non è che c'è un giro di parole, c'è scritto Quimby. Non sono preparata, non avrei mai pensato di aprire una pallina e trovarmi di fronte a questo. Bene, sarà lei? Andiamo a vedere. Scusate, mi aiuto col taglierino perché sennò sto qui a spellicolare le palline tutto il giorno. Nel frattempo starete notando che i miei capelli hanno preso un colorito un po' roseo. E sapete anche di chi è la colpa, penso, arrivati a questo punto, perché qui in questa casa c'è un animaletto canterino e ballerino. Comunque, se non lo sapete già, andate su Mega Wow, perché lì avrete la risposta a questo dubbio, a questo mistero dei capelli rosa di Barbara. Scoprire di chi è stato. Allora, ho tolto l'altra cartina con gli adesivi. Tecnicamente questa pallina dovrebbe essere gold se c'è scritto Quimby, giusto? E invece è azzurra. Ma non si fa così. Perché gli scrivono Quimby e poi la pallina non è gold? Cioè, se fosse Quimby, no? Non dovrebbe essere una pallina d'oro. È un mistero questo unboxing, ragazzi. Ok, siamo arrivati quasi alla fine di tutte queste cernerucce. E cominciamo a vedere qualche bustina in modo da capire se è sbagliata la pallina. Se l'indizio era un clickbait, se era un indizio fuffa che puntava a Quimby, invece Quimby non è, non lo so, magari qualcuno di voi sa già tutto e io ancora no. Allora, qui c'è il biberon. Dal biberon dovremmo capire abbastanza. È rosa. Ok. Questo è il biberon ed è rosa. Scarpine, non sono più a fuoco, aiuto. Ok, scarpine, non si aprono. Ciao a tutti, il video finisce. Bianche. Ma non può essere quella che penso. Non dovrebbe avere questo indizio. Scarpine bianche con i laccetti, sandaletti bianchi. Procediamo con. Qui c'è il vestito, quindi qua dovremmo veramente avere un'idea. No, non è quella che penso io. Guardate, vestitino molto carino. Ma chi è?
poi accetti il. C'è un cerchietto, quindi dovrebbe essere lei, ma il vestito mi sembra diverso. Vado, ragazzi, cerchietto bianco. Ah, ok. Ho già capito quanto sono veloce a capire subito. Io appena prendo la pallina faccio così, ho già capito chi è. Vedete, avevo capito tutto. Ok, ragazzi. Da biberon pensavo fosse fancy, dalle scarpettine pensavo fosse non lo so. Invece qui con noi c'è una center stage. Oh, che tesoro che sei, guardate quanto è carina. Vediamola bene. Vediamoti bene. Oh, eccola qui. Questa è center stage, guardate quanto è bellilla. C'ha le gambette rosa, i capelli rosa un po' pesca. Ed è bellissima, è carinissima. Tra l'altro questa serie, non so se è una scatola fortunata o se l'hanno fatta con calma, ma è uscita veramente di qualità super, nel senso che non hanno veramente alcun difetto, sono fatte veramente benissimo. Adesso, picci picci, noi ti vestiamo. Aspetta, cambierà colore secondo voi? Io non sono ormai sono dell'idea che nessuna bambolina con noi cambi colore. Tesora, vuoi fare un giretto nel suo giratore? Sì, ok, adesso la congelo 5 minuti e vediamo se è una change color. Rieccoci qui, secondo voi ha cambiato colore? No, è proprio una delle nostre doll. È rimasta così com'era, quindi tesorilla, adesso ti vesto. Così adesso potrete vedere in diretta le mie abilità vesti LOL. Meno male che ho tagliato le unghie, altrimenti non ci riuscivo. Ah, eccola qui il vestitino, eccola qui, bellissima. Mettiamo anche le scarpinine, la coroncinina. Ed eccola qui. Però se questo cerchietto fosse un po' messo meglio, ecco. Ok, questa è la prima di oggi, ma io ne scarterei anche un'altra. Dite sì o no? Dite ok, avete detto sì, quindi ne scarto un'altra. Ed eccola qua. Prima cenerina. Indizio. Questo indizio l'ho già trovato. Si chiama Party Animal e c'è un cosino, un conettino della festa e un cagnetto. Torniamo a noi. Nel secondo strato troveremo i famosi adesivi, quelli tutti uguali. Quindi, secondo strato lo possiamo anche aprire abbastanza in fretta, se ci riesco. Ce la faccio a fare anche qui. Ma perché? Ma perché? Sì! Quando uno si incaponisce, ok, sono volati gli adesivi, già lo sapete. Terzo strato, andiamo più sul veloce, facciamo una cosa. Niente, non ce la posso fare senza un mitolino di lana. Ok, qui c'è già una bustina che sbuca, qui ce n'è un'altra che sta sbucando. Mi sa che sto facendo mille facce. E l'ultima. Ok, vi state chiedendo dov'è Lara? Lara in questo momento è a scuola, perché sto girando i video di mattina. Mi state chiedendo a volte come mai Lara non è in tutti i video, ve l'ho spiegato già un po' di volte, ma ve lo ridico molto volentieri. Oh! Può essere? Ve l'ho spiegato già tante volte, ma ve lo spiego molto volentieri. Non può fare tutti i video perché è impegnativo, è molto faticoso fare tutti quanti questi video e quindi non sempre. Lei quando vuole o può, non ha compiti, ci
ci sta, altrimenti riposa. Stivaloni, stivalonissimi, eccoli qua. Biberon molto fucsia, direi che è abbastanza chiaro che in questa pallina ci troveremo. Viva! L'apriamo velocemente. Ta-tan! Ma siccome è doppio, io a questo punto me ne aprirei un'altra. Tanto queste doppie, come voi ben sapete, sono le bamboline destinate al Romix. E quindi vi volevo far vedere un'altra pallina. Sempre se si... No, lo scandalo, ragazzi, è sbagliata. No, ragazzi, è sbagliata la pallina. C'è un'altra LOL. Ecco, ho appena detto. Oh, ma che bella questa scatola! Sono uscite tutte meravigliosamente perfette, senza neanche un difetto. E qui invece si sta consumando la tragedia. Allora, voi mi dovete dire. Io ora come faccio a mettere questo fiocco di diva col body di diva, con le scarpe di diva, il biberon di diva a Rocker? Cioè, ragazzi, qui dentro io ho trovato Rocker, che per carità col body secondo me sta benissimo, ma questo io... Dove lo inzeppo? Dove lo incastro che le manca il salvadanaio? Ti devo fare il salvadanaio? No, ti prego, non mi tagliare la testa! Appunto, allora facciamo così. Ti vesto. Ma perché? Ma mannaggia, ma... Niente, sei una fuoriserie, ma sei più sei carina lo stesso. Dici, aspetta, vediamo un po'. Ti vesto comunque, perché questa cosa è andata... Vabbè, tesoro, è andata così. Forse in 7-8 mesi riuscirò anche a vestirti. Dici che ce la fai? Questo in mezzo, alle gambette, eccola. Devo dire, non stai male però, eh. È carina. Pazzesco, cioè, è uscito per sbaglio, ma Rocker Diva è... Potente, bella, ma secondo me è uscita, è sbagliata, ma è veramente uscita perfetta questa cosa. È bellissima. È una bambolina originale, la testa è originale, il corpicino è originale, l'ho scartata ora. E ogni tanto succede, è capitato anche a noi in passato, non so se vi ricordate, c'era uscita una Dawn con i vestitini di Sprints. Succede, ragazzi, evidentemente sarà cascata una bambolina, avranno reso una bustina e sembrava proprio lei, invece no. Anche se devo dire che dalla bustina Diva si intuiva, quindi potevano anche un po' impegnarsi, no? Va bene, è andata così. Vi dicevo, visto che ci siamo, ne apriamo un'altra? Sento che dite sì. Eccola qui. Ok, visto che avete... Vi dicevo, abbiamo trovato un doppio, quindi... se è doppia, poverini, non mi va di... Invece, avete visto lo scoop, invece. Ok, questa è la terza e ultima di questo video. Vediamo che c'è. Vediamo se si apre. Si è rotta subito, si è rotta a 1 cm dall'inizio. Ah, si è aperta. Ok, niente scherzi qua dentro, per favore. Quindi, di nuovo Quimby. Sarà di nuovo Sante Stage? Ci saranno più LOL con questo indizio? L'unica cosa è capire. Nel frattempo sta arrivando l'aereo dei video, che bello, mi mancava. Era un po' che non lo sentivo. Anzi, neanche l'aereo quello di linea. Oggi sono gli aerei quelli da guerra, quindi fanno ancora più rumore. Allora, secondo strato. Buongiorno. Secondo strato adesivo che non serve adesso a niente e andiamo avanti. Questo video è un paradosso completo. Allora, nella prima c'era l'indizio Quimby e c'era Center Stage e ok. Nella seconda c'era Diva e invece c'era Rogue Diva. Qui c'è l'indirizzo indizio Quimby, quindi io dicevo, ma sarà un'altra Center. È gold! Quindi possiamo ipotizzare che questo Quimby sia effettivamente l'indizio di Quimby?
Ragazzi, speriamo, perché questo unboxing è stato un po' strano e ci vuole qualcosa di bello. Per carità, è stato bello lo stesso, anche perché Roger in quella posizione, in quel vestito, mi piace veramente un sacco, ma la curiosità qui non si aprirà mai se non lo taglio. Tra l'altro io quindi non ce l'ho, quindi sarebbe veramente... Allora, partiamo? Biberon. Vi immaginate se c'è tutto di Quimby e poi ce n'è un altro dentro? Non lo potrei... Brillantini. Ci dovremmo essere, ragazzi. Allora, il biberon è d'oro. Oro diamanti per tutti quanti. Mettiti a fuoco, ti prego. Allora, il biberon, ecco. Verone bianco, marroncino come il cartoncino, quello per non sbruciacchiarsi, e oro. In quest'altra bustina ci sono le scarpe. No, tranquille, non vi aprite. E le scarpe sono nere. Ok, scarponcini neri. Sotto la pizza. No, ragazzi, c'è il vestito e lui. È la prima volta, io non l'ho mai avuta. Cioè, ho un miliardo di lolle e questa che è un emblema delle lolle, invece mai. Qui dentro ci sta un'altra bustina e c'è la lolle. Allora, nell'altra bustina, questa qui, il cellulare sfasciato, eccolo qui. E ora ci siamo. C'è lei. È lei, sette codini. Una male, non c'è un errore. Oh, ragazzi, c'è Quimby. Non ci credo. Che bello, guarda, che bella cosa. Sono contentissima. Ciao, Quimba. Eccola qua. E niente, questo è Quimby. Adesso la dobbiamo vestire. Non credo che lei cambi colore perché è glitterata. Generalmente le glitterate non cambiano mai colore. Quindi, tesoro, io adesso ti devo vestire. Eccola qui, è bellissima, è veramente bella. Tra l'altro, ecco, riconfermo il discorso, sono fatte molto bene, sono venute molto belle, sono veramente, sono felice di questa serie. Peccato per quella Roger, ma è bella. Ma devo fare una cosa, devo farti conoscere qualcuno. Chi? Aspetta. Sei pronta? Sì, chi arriva? Tuo fratello. Oh, Quimbo! Quimba! Eccoli qua. I Quimby! Infatti si chiamano Quimby perché è plurale. Quin, bi, poi è Quimba e Quimbo. Oh, guardate che belli. Questo video non poteva finire in modo più luccicante, più oro diamanti per tutti quanti, ragazzi. Grazie per aver visto questo video. Queste bamboline finiranno sul mio stand del Romix e sono contentissima di poter avere così tante belle LOL a disposizione.